La violenza sulle donne è una delle grandi piaghe che ancora colpiscono il mondo. Anche nei paesi in cui è maggiore il grado di parità di genere e di rispetto dei diritti umani, sono milioni i casi di molestia, discriminazione e violenza che ogni giorno si perpetrano su milioni e milioni di donne. Nel mondo, più di un quarto delle donne tra i 15 e i 49 anni dichiara di aver subito violenza domestica da parte del partner. Più di una donna su 10 dichiara di averla subita nel corso degli ultimi 12 mesi. Il 6% dichiara invece di aver subito un atto di violenza da uno sconosciuto. Sommando i dati e accorpando violenza sulle donne in ambito domestico e non, si arriva ad un allarmante 31% di donne nel mondo vittime di violenza. Una situazione che nei paesi in via di sviluppo e soprattutto nei paesi dell'Africa subsahariana va aumentando ancora di più. Il 33% delle donne africane ha subito atti di violenza da parte di un partner. Il 20% nell'ultimo anno. Più in generale, la violenza sulle donne colpisce il 36% delle donne africane. In Kenya, paese in cui operiamo da più di 15 anni, la percentuale sale a 38. Occorre tenere in considerazione come la condizione socio-economica delle persone, e soprattutto delle donne, incida molto su questo tipo di dati. In una situazione di povertà diffusa, la violenza sulle donne aumenta in modo considerevole. Ed è proprio la realtà a cui assistiamo quotidianamente nel nostro lavoro nelle baraccopoli di Nairobi, uno dei luoghi più poveri del pianeta. In questo contesto è difficilissimo raccogliere dati certi, ma sappiamo, grazie alla nostra esperienza nello slum, che raggiungono percentuali ben più alte di quelle relative a tutto il Kenya. La violenza sulle donne, così come la violenza sui bambini, è estremamente comune. La pandemia e soprattutto il lockdown hanno peggiorato la situazione, aumentando enormemente la povertà in cui vivono milioni di persone, costringendo intere famiglie a vivere in baracche di pochi metri quadri, senza la certezza di un lavoro e senza alcun ammortizzatore sociale. Le donne sono state le prime vittime di questa frustrante situazione e le denunce di violenza sono aumentate enormemente, ma ancora di più sono i casi di violenza che sono rimasti e rimangono sotto traccia. Per aiutare le donne delle baraccopoli, così come le donne nei paesi in via di sviluppo, occorre lavorare sulla sensibilizzazione delle comunità in cui vivono e lottare contro le discriminazioni di genere. Ma occorre anche aiutare le donne a rendersi indipendenti, con iniziative di microcredito e di sostegno all'imprenditoria femminile. Iscriviti al canale e scopri di più sulla realtà delle baraccopoli africane.